Questo TGDO è offerto da Smilebox Maniva, benessere sostenibile in brick, da Costan, brand del gruppo Epta, e da Comark, il tuo partner nell'era della trasformazione digitale. Despar Nord-Ovest bilancio a 184 milioni. Pandemortele acquista Dolciaria Acquaviva. IDB Group entra nel mercato dei muffin. Newlat Food punta al 100% di Princes. Rallenta la crescita di Gruppo Schwarz. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna in onda sui canali di Edizioni DM. Vediamo insieme anche questa settimana quali sono state le principali notizie nel mondo del retail e dell'agroconsumo. Gruppo 3A Despar Nord Ovest, di cui fanno parte le società Centro 3A, 3A Cooperativa e Punto 3A, ha approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2023 del gruppo che gestisce in esclusiva il marchio Despar per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e provincia di Varese, con oltre 800 collaboratori tra rete diretta e affiliata. Nel 2023 il fatturato al pubblico ha raggiunto 184,1 milioni di euro, mentre sono proseguiti gli investimenti sulla rete vendita con 17 nuove aperture e 7 ristrutturazioni. Oggi la rete di Despar Nord Ovest conta complessivamente 160 esercizi commerciali, di cui 149 affiliati e 11 diretti. Vandemortele, tra i principali gruppi alimentari europei, ha acquisito Dolciaria Acquaviva, produttore di specialità surgelate, di pasticceria e di prodotti da forno. A cedere le quote sono il private equity Afion e la famiglia Acquaviva, che ha fondato l'azienda nel 1979. Con questa acquisizione, Vandemortele rafforza la sua posizione di player di riferimento nel mercato italiano dei prodotti da forno surgelati e accelera ulteriormente il suo percorso di crescita. Aspettative di fatturato raggiunte e un nuovo business per IDB Group, Industria Dolciaria Corsari, il polo produttivo di panettoni e lievitati per le feste, che detiene 7 marchi di proprietà e 5 pasticcerie. La realtà di Rovigo ha dichiarato infatti di aver archiviato il 2023 con un giro d'affari di 71 milioni di euro. Forte della sua esperienza nella produzione di eccellenze della tradizione dolciaria italiana, l'azienda ha deciso di entrare anche nella produzione di muffin. L'investimento di 2 milioni di euro ha permesso così di avviare la prima linea produttiva negli stabilimenti di Badia Polesine, in provincia di Rovigo. L'obiettivo è portare l'alta pasticceria nelle occasioni di consumo quotidiano, presidiando le insegne della grande distribuzione con prodotti continuativi. E Newlat Food ha annunciato l'intenzione di acquisire il 100% di Princes Limited, storico gruppo alimentare nel Regno Unito. Con questa operazione Newlat Food raggiungerà un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di euro e diventerà una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa, grazie al proprio know-how industriale e a una capacità produttiva che vanta 31 stabilimenti. Il closing dell'operazione è comunque subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni antitrust ed è previsto entro la fine di luglio 2024. Sale ma rallenta il giro d'affari di Schwarz Group con un più 8,5% contro il più 15,4% dell'anno precedente e tocca i 167,2 miliardi. Bene l'insegna ammiraglia Lidl, che ha realizzato 125,5 miliardi di euro con una variazione positiva del 9,4%, e gli ipermercati Kaufland, i cui ricavi di vendita hanno segnato un più 7,8%, arrivando a 34,2 miliardi di euro.
Scende invece il fatturato online che, combinando i due marchi, ha perso terreno del 9,4% ed è sceso a 1,7 miliardi di euro. Riscontri da primato al contrario per le aziende di produzione di gruppo Schwarz, che hanno consegnato soprattutto a Lidl e Kaufland merci per un valore di 4,2 miliardi di euro, con un aumento in valore del 26% sul 2022. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie! Questo TGDO è stato offerto da Smilebox Maniva, benessere sostenibile in brick, da Costan, brand del gruppo Epta, e da Comark, il tuo partner nell'era della trasformazione digitale.